attendeva qualche cosa di più da questo confronto di Verona, dove, essendo di scena il Perugia, era logico attendersi appunto dagli Umbri una gara tutta d'attacco, alla ricerca di un successo da considerare l'unico risultato utile per continuare l'inseguimento al Milan, magari sperando in un passo falso dei rossoneri. Ma invece del Perugia si è visto il Verona, che sebbene ormai retrocesso continua a battersi con estrema serietà e convinzione nell'intento di congedarsi dalla Serie A a testa alta, impresa questa che gli sta indiscutibilmente riuscendo. Dopo un primo tempo giocato a ritmo piuttosto lento, per lo più sulle fasce centrali del campo e chiuso su un logico 0-0, il Perugia andava inaspettatamente in vantaggio al secondo minuto della ripresa quando, su punizione battuta da Casarza, lo stopper Gentile entrava involontariamente sulla palla mandandola nella propria rete. Orgogliosamente il Verona si ributtava con decisione in avanti alla ricerca del pareggio, creando diverse occasioni di pericolo davanti alla rete perugina. Ecco il 19° un tentativo di Bergamaschi. Al 22° Malizia andava addirittura a sbattere contro il palo, per fortuna senza gravi conseguenze, per salvare su punizione di Calloni. E alla mezz'ora il portiere perugino sfoderava ancora tutta la sua bravura per salvare sulla mezza rovesciata di Calloni e sul successivo tiro dello stesso centravanti. Ma al 35° il giusto pareggio era cosa fatta. Su un ennesimo attacco veronese, la palla manovrata sulla destra giungeva da Gentile, che per farsi perdonare l'autogol metteva al centro un traversone perfetto. Ecco appunto lo stopper veronese che si avvicina all'area perugina, scocca il tiro, sul quale entra Guidolin, che sfrutta nel migliore dei modi la palla mettendo in rete. Esultanza naturalmente dei veronesi, che insistevano all'attacco e al 40° reclamavano la massima punizione, quando Ceccarini metteva giù Musiello in area. Ma per l'arbitro Lattanzi non v'era fallo e il risultato non mutava più sino alla fine.